Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, 63esimo episodio per la nostra serie dedicata a Nier Automata. In questo video chiaramente avanzeremo ancora con gli eventi di trama principale qui all'interno della fabbrica abbandonata fino al raggiungimento della prossima boss fight. Quindi, riutilizziamo l'ascensore che abbiamo usato come scorciatoia al termine dello scorso episodio per tornare qui in alto e stavolta prendiamo le scalette sulla destra, così da continuare ancora ad avanzare nell'esplorazione di questa nuova ambientazione. Di qui all'uscita andiamo prima sulla sinistra, dove non c'è assolutamente nulla, e poi sulla destra per continuare a salire. Di qui il percorso è piuttosto lineare. Quindi andiamo prima ad eliminare la biomacchina sulla destra, che ci sta tendendo una specie di imboscata, e tramite questo passaggio abbiamo anche notato che ci sono delle pedanine che possiamo raggiungere, piccolissime, scomodissime, scusate, ci riprovo, per andare a prendere quell'oggettino lì che vediamo sulla destra. Speriamo ne valga la pena. Un recupero piccolo, non ne valeva la pena. Però per completismo l'abbiamo preso. Poi iniziamo a salire ed abbattiamo la biomacchina del 26 sulla destra, carichiamo il triplo laser di Pod, anche singolo va bene, ed eliminiamo un po' di macchine qui sotto. Prendiamo tutti i droppini, saliamo rimanendo sulla sinistra. Ok, avevo scambiato Pascal per un nemico apparso all'improvviso. Di qui tanti piccoli rognosissimi kamikaze. Ok, tutti sistemati. Volendo chiaramente i kamikaze potevano essere evitati se passavamo dal basso. Ripeto ragazzuoli, per completismo e per non farvi mancare nulla, ho preso questa strada per mostrarvi anche l'eventuale imboscata e trappola che i nemici ci hanno voluto fare. Continuiamo ancora a proseguire sulla destra e torniamo sull'ennesimo nastro trasportatore. Attenzione sempre alle presse, anche perché vi ricordo che con un colpo solo possono eliminare o i nemici o anche noi se ci finiamo sotto. E qui sento già rumori strani. Per fortuna siamo stati veloci e quindi abbiamo evitato l'eventuale imboscata di altre biomacchine kamikaze. Di qui, al solito, sfruttiamo anche un pochettino l'inquadratura per andare sulla sinistra anziché entrare nel prossimo torrione. Che si rivela essere un paraurti grande. Per far presto e non dover rifare tutta la salita, ci buttiamo di sotto. Così riappariamo direttamente in alto e poi per la vita che abbiamo perso non è un problema, tanto abbiamo autocura. Stavolta entriamo all'interno dello stanzone e ci sono varie biomacchine che litigano fra di loro. Alcune chiaramente sono belligeranti, altre no. Lo riconosciamo sempre dal colore della vita. I nemici aggressivi hanno vita in bianca, quelli che non sono aggressivi hanno vita in verde. Carichiamo il pod a 0,80 onda, scarichiamo la botta e sistemiamo la diatriba, la discussione. E c'è da dire che all'interno di gruppetti di nemici, quando i nemici sono tanti e raggruppati, questo tipo di programma dà veramente grossissime soddisfazioni. Quindi una volta ripulito grossomodo il tutto, tanto i drop non sono importantissimi in questa zona, non è nulla di particolare che già non abbiamo, possiamo vedere che sulla destra c'è una porta bloccata con tanto di catenaccio, non si può fare nulla, mentre sulla sinistra l'accesso è disponibile. Quindi saliamo, riportiamo un po' d'acqua al laser e di qui lo carichiamo a per 3. Arrivando in questa zona si intravede il germetto in altro, un po' da forma di ragno, che spara tantissime sfere. Quindi con un doppio o triplo laser lo eliminiamo in un colpo solo. Ripuliamo sempre tutti i droppini e stavolta avanziamo sulle scalette. Ci prendiamo il drop qui sotto, metallo d'apporto. Di qui c'è un credente spaventato, non ci importa. E col mitra ci proviamo ad affrontare l'altro ragno. Volendo possiamo anche fare delle combo a mezz'aria per fare un po' prima. Accettiamo lo scambio di danni e lo eliminiamo in men che non si dica. Di qui già si può intravedere una cassetta lì in alto di dimensioni medio-grandi. Il problema però è che c'è questa scala trasversale che non ci permette d'avanzare. Onestamente ragazzi, vi chiedo scusa ma ancora non ho trovato il modo per superare tale ostacolo. Posso semplicemente mostrarvi che volendo si può salire sulla scala e recuperare il corpo Yora, che in realtà è un chip randomico che in questo caso si rivela essere un conquista esperienza più uno. Quindi fatto anche questo ce ne andiamo sulla destra e veniamo nuovamente contattati da 9S. Arigato.
di cui raggiungiamo un'area che ha un'ambientazione leggermente diversa. E approfittiamo di questo momento di calma per aprire il menu e cambiare nuovamente il programma pod. Quindi andiamo su abilità, programmi pod e togliamo sul pod C il programma A080 onda per andare a selezionare nuovamente il programma A130 bomba. Passiamo al pod B con lo scanner, prendiamo il contenuto di questa cassettina piccola con difesa a distanza piccola ed eliminiamo l'unica biomacchina presente in zona aggressiva che sta cercando di dar fastidio al punto d'accesso, dal quale chiaramente possiamo aggiornare ancora di più la mappa e salvare i nostri progressi. Tutto questo chiaramente a due passi dalla prossima boss fight, quindi è veramente un punto d'accesso messo benissimo per darci una mano e alleggerirci un pochettino il carico anche di stress e di gameplay che stiamo per affrontare. Interagiamo con l'ascensore, aspettiamo che si aprano le porte ed entriamo all'interno. Non so voi ragazzuoli, ma è finita la musica e la tensione inizia a salire facendosi quasi palpabile. Tanta roba, accendiamo anche la luce col pod, sempre schiacciando una volta il tasto L3, e vediamo che l'intensità dello scanner va ad aumentare, raccogliendo così al centro del corridoio un drop che dovrebbe essere fisso, che è un gadget elaborato. Prendiamo gli altri droppini in giro, un 200G, e infine un unguento antivolt. Cambiamo pod, passiamo al pod C col programma A130 bomba posizionato poco fa, superiamo la zona di punteggi con la piastra centrale ed andiamo oltre. Però ad un certo punto i punteggi si alzano e quindi trasformano quest'area di passaggio in un'arena circolare ed è così che appare il nostro prossimo boss. Religione folle, distrugge l'unità multigambe di classe Goliath. In questa primissima fase di gameplay il nostro avversario è protetto da uno scudo elettromagnetico e non riceve alcun tipo di danno, però ne fa parecchi, quindi non possiamo far altro che temporeggiare e prendere distanza, cercando di schivare il più possibile. Quindi nel mentre che noi cerchiamo di sopravvivere, Noves è entrato nel sistema di sicurezza della fabbrica abbandonata e sta cercando di disattivare la corrente. Quando dirà 98% iniziamo a tenere premuto il tasto L1 a caricare quindi il programma per 3. La corrente è andata via, finalmente adesso è il nostro turno di attaccare. Picchiamo a più non posso, sia col programma sia con delle combo semiveloce e semipotente, il nostro avversario. Colpendolo sulle gambe chiaramente lo destabilizzeremo, anche se poi tenterà di fare questi colpi a terra e ti ripassiamo a delle combo a mezz'aria. Come possiamo vedere, in men che non si dica, l'abbiamo praticamente distrutto. È così che il multigambe diventerà una singola sfera, lo lasciamo sfogare un po' e appena si ferma daremo gli ultimi colpi. Una volta che Noves ha staccato la corrente, utilizzando queste mosse in combo in questo ordine, abbiamo sconfitto il nostro avversario in praticamente 15 secondi, non tanto di più, non tanto di meno. Siamo stati bravissimi. Ed anche se esaminiamo il corpo e il rottame del nostro avversario, non troviamo alcun tipo di drop. Abbiamo preso un po' di punti esperienza, ma avendo fatto da poco il 37° level up, non sono stati sufficienti per il 38°, però non c'è nulla di male in questo. Una volta esaminata un pochino l'area, anche per scrupolo personale, continuiamo ad avanzare e raggiungiamo il prossimo ascensore, che per l'appunto era contrassegnato dal simbolino in rombo bianco e rosso, quindi obiettivo di storia principale. Quindi in sostanza, fatto anche questo, non ci resta che tornare all'ingresso della fabbrica per riuscire ad uscire da questa terrificante ambientazione. Eravamo entrati qui all'interno dello scorso episodio pieni di convinzioni e di buoni propositi, per poi trovarci di fronte all'ennesimo impazzimento di macchine che, convinti che ci sia un'evoluzione del proprio rango dopo la morte, si stavano tutti quanti suicidando in gruppo sperando di diventare delle divinità.
Ed è così però che uscendo da quest'ultimo ascensore che riconosciamo un'ambientazione di inizio gioco. Questa era proprio una delle stanze con l'interruttore in rosso che inizio gioco non poteva essere attivata e al quale non si poteva interagire. Quindi vedete anche quanto è bello che questa ambientazione sia perfettamente collegata da un punto all'altro. È tutta perfettamente interconnessa. Quindi qui ragazzi mi fermo un secondo per farvi assistere ad uno spettacolo alquanto dubbio. Superata anche l'ultima stanza, finalmente torniamo all'aria aperta. Ma è proprio da qui che parte una sequenza filmata. Così come le altre biomacchine, anche Eve impazzisce, ma non cerca il suicidio per ascendere, bensì cerca vendetta. Per cui continuiamo ancora a scendere e raggiungiamo più o meno come punto, per fermarci, il punto d'accesso. Macchine strane, vai all'accampamento della resistenza. Ad un certo punto però veniamo proprio contattati dall'accampamento. E quindi ragazzuoli, al termine anche di questa comunicazione radio piuttosto disturbata che ci fa intuire che qualcosa sta iniziando ad andare pesantemente storto, non mi resta altro da aggiungere che anche per il 63esimo episodio della nostra serie dedicata a Nier Automata e tutto si conclude qui. Io come sempre vi ringrazio del tanto tempo che mi avete dedicato e spero di esservi stato d'aiuto. Al prossimo video, ciao!